Allora, siamo qui per una situazione abbastanza particolare, diciamo, se ci volete spiegare un po', questo progetto. Sì, domenica come in altre occasioni abbiamo dato spazio a un'associazione che si occupa di volontariato, che fa azioni di beneficenza. Qui di fianco a me c'è Ines Seletti, che è dell'ADA, Associazione Donatori Aziendali Sangue, e con loro promuoveremo e cerchiamo di ca far capire a tutti che cosa significa donare il sangue e che utilità può avere. Ecco, da questo punto di vista immagino che l'appoggio di una società come il Parma, nonostante la categoria, visto tutto il seguito che ha, sia molto importante. È fondamentale per noi perché arriva in un momento in cui è molto importante parlare della donazione del sangue, perché come in altri ambiti, anche nella donazione del sangue si è verificata una crisi. È importantissimo che sia il Parma Calcio 1913 ad affiancarci, perché è un ambiente giovane, è un ambiente bellissimo, e in questa avventura abbiamo deciso di farci accompagnare dalla nostra squadra, diciamo, cugini di sangue, che è la FIDAS Polesana, che scenderà in campo insieme al Delta Rovigo, perché entrambe le nostre squadre indosseranno le maglie della FIDAS. C'è una sorta di gemellaggio, Ecco, diciamo. potrebbe essere l'idea per un futuro gemellaggio. Insieme ai calciatori abbiamo deciso di schierare in campo anche due nostre squadre di 22 bambini, che entrano in campo insieme ai giocatori, indosseranno entrambe le due squadre le maglie della FIDAS, ADAS FIDAS di Parma e della FIDAS Polesana. Ecco, un progetto importante, si spera ovviamente che al Tardini ci sia più gente possibile per far conoscere questo progetto. A che punto siamo a livello di numeri? Ci sono già dei dati provvisori, un exit poll, qualcosa? Ancora dati definitivi? No, diciamo che le indicazioni sono ottime. Noi abbiamo praticamente quasi esaurito Curva Nord e Tribuna Appetito, sia la centrale che la laterale, e abbiamo iniziato la vendita sia della centrale est, che già ieri hanno risposto bene, e poi ci sono tutte le scuole che ci stanno mandando gli elenchi per i ragazzini di under 18 che entreranno gratis. È chiaro che ci si aspetta questa vittoria che indicherebbe il passaggio di categoria. Ci auguriamo che tutto vada come ognuno, e credo anche tutte le persone che stanno acquistando il biglietto e che verranno a Tardini si auspicano. È chiaro, Tocchiamo un po' a sarebbe. ferro, Io sto toccando tutte le cose però. possibili. È chiaro che sarebbe bellissimo, perché avere uno stadio pieno nel momento in cui si possa festeggiare un eventuale risultato positivo sarebbe fantastico. Ecco, sarebbe fantastico, per voi sarebbe un'incombenza di lavoro importante perché c'è da preparare la Lega Pro. Beh, quello ci auguriamo che, anche se non è domenica, noi un po' abbiamo già cominciato a pensarci, al di là del risultato di domenica. Domenica sarebbe bello perché, vista la risposta e l'entusiasmo che c'è in città e i tam-tam che ci sono sui social network, sarebbe bello avere già da domenica un bel risultato. Ecco, intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sulla prossima stagione. Budget, qualcuno sente dei numeri, tutto già deciso. Tanto possiamo dire, anche se non è ufficiale, che è confermata la guida tecnica Minotti, Galassi e Apollonio. Sì, sono già uscite queste notizie, ed è vero, la società ha riconfermato assolutamente la fiducia alla staff tecnico, quindi dal direttore dell'area tecnica, al direttore sportivo e al ministro, perché credo che quest'anno, con il poco tempo che c'era a disposizione, abbiano ottenuto dei risultati eccezionali. E per poco tempo intendo nel preparare la Sì. squadra, non dopo. No, certo. La proprietà e il consiglio di amministrazione cosa si è detto? Non tanto come budget, come impegno, ma come volontà. La volontà è quella di proseguire con le linee guida che abbiamo dato l'anno scorso di questo progetto, cioè fare un passo alla volta senza fare proclami, però con la voglia di lavorare seriamente e ottenere dei risultati a cui tutti sperano. Quando si gioca a calcio si gioca per vincere. Aspettando la composizione dei gironi c'è molta attesa anche, vabbè, tanto già lo so che l'anno prossimo, ma anche tante altre città come Parma. Sarà un campionato molto difficile. Sì, adesso bisogna capire quali saranno le squadre che parteciperanno alla Lega Pro l'anno prossimo, perché tra fallimenti, promozioni ancora da fare, retrocessioni dalla Serie B che ancora non sono state, diciamo, non sono definitive le indicazioni, bisogna capire. Sicuramente ci sono tante squadre attrezzate, perché nel girone A ci sarà probabilmente ancora l'Alessandria, che quest'anno è arrivata, si è giocata la Coppa Italia col Milan, insomma, un turno di Coppa Italia col Milan. Ci saranno le squadre che quest'anno hanno fatto bene, dal Pordenone
alla Ferrari Pisalò, quindi sarà un campionato impegnativo, considerando che dovrebbe salire anche Venezia. Ci sarà il Piacenza che è appena salito, quindi la San Benedettese nel girone B. Sì. Quindi una volta che sapremo qual è il quadro definitivo delle società sportive, riusciremo magari a avere qualche indicazione maggiore. E dal punto di vista societario ci saranno novità o avete confermato in blocco al di là del staff tecnico? No, no, direi che la società era già strutturata ampiamente per la Serie D, forse anche sovrastrutturata per la Serie D, quindi si può continuare tranquillamente anche per la Lega Pro. E volevo chiedere una cosa anche a lei, un significato di questa giornata che non deve finire in questi 90 minuti. Assolutamente, deve essere solo l'inizio, perché donare sangue è molto importante, perché ci tengo a ricordare che donando sangue salviamo delle vite umane. Bisogna aver presente che ci sono dei pazienti, degli ammalati che aspettano con ansia la sacca di sangue, per cui non è un fatto sterile o fine a se stesso, ma è di una importanza incredibile. E per questa giornata, che sarà, auspico, meravigliosa sotto tutti i punti di vista, chiamo a supporto chiaramente tutti i donatori di sangue dell'ADAS provinciale e non solo. Poi tra l'altro il calcio è uno sport scaramantico, quindi se domenica dovesse andare bene sareste chiamati praticamente tutte le domeniche. Non negherò che ho chiesto, ve lo potrà confermare, alla nostra sponda della Fida Spolesana di non incitare troppo i loro giocatori affinché la partita poi gagni meglio per il farmacista. O magari che donino sangue 5 minuti prima della partita, che magari tutto io non scherzo. Assolutamente, se viene donato anche il giorno prima, un calciatore o un qualsiasi sportivo può giocare e effettuare attività sportive senza alcun problema. 5 minuti prima, chiaramente. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un bel suggerimento. Sì. Vogliamo ricordare Luca ancora una volta che sono invitati tutti i ragazzi delle scuole, gli under 18. Avrei voluto fare l'appello alla fine proprio perché ci teniamo ad avere il Tardini pieno. Volevamo ricordare che tutti gli under 18 entreranno gratis nei settori di Curva Sud e di Centrale Est, e il biglietto per gli eventuali accompagnatori sarà di 5 euro, quindi un biglietto unico di 5 euro. Ci piacerebbe molto, anche perché avremo una parte del villaggio crociato con la disponibilità del merchandising del Parma per tutti i tifosi, e sarebbe veramente una bella festa vedere lo stadio pieno. Ecco, direttore, che non sia una settimana normalissima lo si capisce dalle sue parole, dalle iniziative, da questi tam-tam. A livello personale cosa sta vivendo? Ce la racconta un po'. Ma a livello personale credo quello che stanno vivendo tanti tifosi, più o meno tutti, e in più da un punto di vista professionale credo che essere arrivati fino a questo punto, sperando di riuscire a coronare e di raggiungere l'obiettivo, credo che sia il giusto finale per tutto quello che è stato fatto quest'anno. Abbiamo avuto, come ho avuto occasione di dire, un credito di fiducia enorme da parte della tifoseria e da parte della città in agosto, quando ancora non eravamo nemmeno partiti, perché la campagna abbonamenti, abbiamo raggiunto 10.000 abbonati a agosto, quando ancora la squadra non era mai scesa in campo. E credo che raggiungere l'obiettivo e vedere lo stadio pieno sia un riconoscimento che si è lavorato bene quest'anno. C'è stato un momento nella stagione in cui ha capito di essere quasi arrivato, diciamo così? No, sinceramente. Diciamo che la partita di domenica col contemporaneo pareggio dell'Alto Vicentino ci ha dato un bel boccata d'aria, una bella boccata di ossigeno, perché comunque a 4 giornate dalla fine con 11 punti di vantaggio, è vero che nel calcio può succedere qualsiasi cosa, abbiamo visto ieri sera al Liverpool, però insomma si ha un pochino più di fiducia, diciamo, nell'ottenimento dell'obiettivo. Grazie.